Forze dell'ordine sempre in costante azione di controllo del territorio e monitoraggio di aree sensibili sul fronte dello spaccio e del traffico di stupefacenti. Nodi di scambio come stazioni ferroviarie e di corriere sono sempre sotto l'occhio vigile degli agenti. Nella serata di ieri i carabinieri del nucleo radiomobile di Fano durante un controllo alla stazione ferroviaria hanno notato sulla banchina un fare sospetto di un giovane che apparentemente era in attesa di un qualche treno. Gli agenti hanno deciso così di avvicinarsi ed identificarlo, ma una volta vicino al ragazzo si sono accorti di un sospetto rigonfiamento nei pressi della patta dei pantaloni. Messo alle strette dai carabinieri il ragazzo, dopo una debole resistenza, tira fuori così dalla tasca un bilancino di precisione. A quel punto la caserma è lì a poche decine di metri da loro e così i militari decidono di portarlo negli uffici per una perquisizione più approfondita. Non potendo far altro, il ragazzo, cittadino italiano di origini marocchine, 17enne, non potendo far altro, il ragazzo 17enne, cittadino italiano di origini marocchine, incensurato, dopo aver frugato negli slip, ha estratto spontaneamente un involucro con 240 grammi di marijuana, già pronta per essere ceduta in piccole dosi. Ora per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato al centro di prima accoglienza del Tribunale dei Minori delle Marche in attesa di giudizio di convalida.